Marhaba Bik, Aliauna Tahalla Muha Al Hawia. Oggi parliamo di identità. Ma che cos'è l'identità? L'identità è quell'insieme delle caratteristiche fisiche e psicologiche che rendono una persona un unicum, diversa da tutte le altre. Ma identità è anche quell'insieme delle tradizioni culturali in cui un popolo si riconosce. Se io sono nata in Italia, sono figlia di genitori italiani e i miei nonni pure sono italiani, non ho alcuna difficoltà a definirmi italiana e a sentirmi dentro italiana. Ma se invece io sono magari figlia di mamma italiana e di papà marocchino o di papà tunisino e magari io sono nata in Italia però ho studiato a Parigi, come mi sento? Ecco, i ragazzi che sono in Italia, che sono nati qui o che sono arrivati qui piccolissimi, ma che sono figli di immigrati, vivono il conflitto dentro di sé, perché non si sentono a casa propria in Italia, ma ancora meno si sentono a casa propria nella patria dei loro genitori. Per loro è davvero difficile, anche perché i loro genitori magari vogliono tenere tenacemente quelle tradizioni, quelle radici. Allora magari la mamma li manda a scuola di arabo, ma i ragazzi non ce n'hanno tanta voglia, sono pigri, perché in fondo l'arabo in Italia a che cosa mi serve? Il problema identitario a volte nasce solo per un nome, perché se quel ragazzo lì di origine straniere si chiama Farid, magari l'italiano di una certa età non riesce a chiamarlo, non si ricorda questo nome e allora sceglie di chiamarlo Giovanni o Paolo, e un po' alla volta tutti gli italiani chiameranno quel ragazzo Giovanni o Paolo perché è più semplice. Ma dove va la sua identità? Dove va la sua essenza? Quel nome a lui non gli appartiene. E allora qual è il problema dell'identità? È un problema davvero importante e in realtà in Italia comincia a nascere in maniera molto forte negli anni 2000, quando abbiamo i ricongiungimenti familiari, perché sono le madri, sono le mogli, sono le donne che sono tenacemente attaccate alle loro radici. E allora qual è la radice più importante per loro? È l'Islam. Si comincia ad essere molto più religiosi, comincia la richiesta dei luoghi di culto. E allora ecco questa identità che viene fuori, e qualcuno la utilizza anche in senso negativo, perché costringere una persona ad andare alla ricerca dentro se stessi di una identità magari di nazionalità razziale oppure di etnia, e per poi fargliela brandire magari orgogliosamente davanti agli altri in maniera oppositiva. Ma questo non va bene, anche perché non è che sono soltanto i ragazzi di madre e padre diversi che hanno un'identità complessa. Tutti noi ce l'abbiamo, perché l'identità è l'insieme di tutto quello che io ho vissuto, i miei gusti, il mio stile di vita, gli studi che ho fatto, le competenze che ho acquisito. Dice Magida, che è una mia amica e lei ha una madre italiana e un padre siriano. Lei dice che l'importante è riuscire a risolvere quel conflitto interno che hai e che ti fa sentire diverso, perché è lì che bisogna agire, bisogna capire che siamo tutti uguali. Lei dice: quando tu riuscirai a guardare l'altro negli occhi, non ne vedrai l'età, non ne vedrai la nazionalità, non vedrai più nulla se non una persona come te, allora riuscirai a vivere in armonia ed in pace. Però lei, appunto, è figlia di un'italiana e di un siriano. E io invece, che sono nata in Italia, che cosa sono io? Ah, io sono sicuramente frutto della mia origine, ma non soltanto di questa, sono frutto dei miei studi e soprattutto sono frutto dei miei viaggi dal Medio Oriente all'Africa subsahariana, perché quei viaggi sono parte di me, soprattutto le persone che ho incontrato in quei viaggi sono parte di me, i loro volti continuano ad accompagnarmi. Allora possiamo dire che ogni identità è un'identità pluralista, frutto di tante cose, l'abbiamo detto: l'origine, la lingua, le competenze, gli studi, i viaggi che si sono fatti. Purtroppo però il pluralismo, che è una cosa meravigliosa, è anche una cosa faticosa da vivere, perché ti costringe a riflettere in maniera diversa, ti costringe a confrontarti con qualcosa a cui non eri preparato.
E allora dobbiamo davvero dire che il pluralismo è meraviglioso, ma purtroppo è ancora per pochi, non è per tutti. Mi fermo qua e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ma salama!